Nato a Reggio Emilia nel 1819, Gaetano Chierici è stato paleontologo ed etnologo. Ultimo di 11 figli, fu inizialmente indirizzato a studi artistici, studi che presto abbandonò a favore di studi classici, per i quali si rilevò più dotato. In particolare, seguì per breve tempo le lezioni dei frati gesuiti. Dall'aprile 1836 al novembre 1838 frequentò il collegio del seminario di Reggio Emilia, dal quale uscì sacerdote nel maggio 1842. Negli anni immediatamente successivi compì numerosi viaggi che suscitarono in lui un profondo interesse per l'archeologia. Passione che rafforzò ulteriormente al termine della guerra che rese la Lombardia indipendente dagli austriaci, in seguito alla quale si allontanò dalla politica militare e poté dedicarsi completamente agli studi archeologici. Fu uno dei fondatori della paleontologia italiana. Per primo dette l'esempio di rigorosi scavi stratigrafici e di larghe comparazioni etnografiche. Scoprì nel Reggiano i primi villaggi dell'età della pietra levigata. Comparando la pianta delle capanne alle grotticelle sepolcrali di Pianosa, della Sicilia e del Portogallo, riconobbe in quelle stazioni un popolo che gli chiamò Iberico-Oligure. Distinse, comprese l'importanza e contribuì notevolmente allo studio dell'età neolitica, ovvero l'età del rame, periodo compreso tra il Neolitico e l'età del bronzo. Con importanti osservazioni contribuì alla teoria delle terramare e nel 1871, per primo, attribuì le terramare agli italici, notando i punti di contatto che esse avevano con le città italiche dei tempi preistorici. Egli vide, inoltre, l'affinità dei terramaricoli con le popolazioni laziali del primo periodo del ferro. Si deve al Chierici la creazione del primo nucleo di collezioni dei musei civici di Reggio Emilia e fondò e diresse con Pigorini e con Strobel il Bollettino di Paleontologia Italiana. Gaetano Chierici fu prete cattolico per scelta e per vocazione e fu insegnante sia nelle discipline umanistiche che in quelle matematiche. Ma ebbe anche un altro aspetto. Mentre di giorno era un prete e un paleontologo, di notte, vestito di nero e incappucciato, prendeva parte alle riunioni dei rivoluzionari. Addirittura appoggiò la teoria dell'evoluzione, cosa che gli causò forti scontri, niente meno che con il Papa. Tuttavia, pur subendo negli anni esclusioni e punizioni a causa del suo atteggiamento insolente, non abbandonò mai né la Chiesa né la fede. La passione per l'archeologia fu talmente forte nel Chierici tanto da portarlo alla morte. Nel 1886, quando già gravemente malato, non volle abbandonare gli scavi allora in corso nei pressi di Brescia,